Ci accompagna Ivanna Barbieri e abbiamo una rivisitazione di un piatto orientale, anche se mi verrebbe da dire gli spaghetti di riso, poi il riso qui nel Ferrarese se ne fa tanto, per cui va bene l'Oriente, però possiamo usare anche il nostro. Infatti l'ho pensata perché appunto il riso qua in questa terra è di casa, per cui lo spaghetto di riso che è prettamente comunque pensato in Oriente lo abbiniamo al nostro aglio di Voghiera, e invece di usare la salsa di soia usiamo l'aceto balsamico. E poi le verdure, l'aglio lo cuociamo in forno, un po' di mozzarellina che è la nostra, quindi diciamo che andiamo a fondere Oriente e Emilia-Romagna. Emilia-Romagna, Oriente e Occidente, benissimo. Allora, gli ingredienti per sommi capi li abbiamo detto, però spieghiamoli per bene. E gli spaghetti ovviamente vanno cotti, no. Questo no? Ecco, già fatto il primo errore, si capisce subito chi ne sa e chi non ne sa. Allora, è tipico di questa pasta è il fatto che non venga cotta. La possiamo mettere a bagno in acqua calda per una decina di minuti, oppure in acqua fredda un'ora, due ore, insomma, quindi la mettiamo a bagno. Al momento di cuocerla, quando noi abbiamo saltato i nostri ingredienti, la mettiamo in mezzo ed è finita lì. Allora, cominciamo non cuocendo gli spaghetti e poi cosa facciamo passo dopo passo? Allora, io ho cotto al forno l'aglio, la cottura al forno dell'aglio lo rende meno pesante, molto più dolce e quindi passerò a rosolare in padella velocemente le nostre verdurine, vado ad unire l'aglio dopo successivamente perché è già stato cotto, i germogli, gli spaghetti di riso e... Pronto, si mangia in tavola? 5 minuti abbiamo fatto, sì.